alla fine di questo match riuscire a dire il suo nome correttamente, senza storpiarlo. Zigarenman. Zigarenman. Zigarellman, vabbè, insomma, lui. Ok. Lui, Facciamo un perfetto. po' cosa piccheranno. Inizia Enzo il pazzo, a.k.a. Meta Knight, con Shadowfiend, il leggendario Shadowfiend di Meta Knight. Ah, In questo ah. game mi diverto. Io non conosco le capacità del nostro concorrente e quindi Sì, Ermetanino è un god. Conosciuto come Ermetanino, quindi lo chiamerò così. Vediamo un po'. Sicuramente si destreggia con i raids, e ovviamente sono ironico. Spiegati meglio. È molto preciso con i raids. Ok. Molto, molto preciso. Conoscenza personale, vediamo un po' come startano. Starto di Raze, ovviamente. Cerchietto, rettangolo, dove la metti? Un balsamo, una Fairy Fire e un balsamo. Mentre per Meta Knight, uno start senza tango. Male, male. Babbucce, cerchietto, Fairy Fire, un rametto e due mango. Quindi che sostanzialmente ha un tango in più di lui Ziga c'ha molta molta più rigida. sì, Però sì. aspetta un attimo. Perché hanno una differenza di gold? O sbaglio? Ma non lo so, infatti guarda, stavo cercando di capire anch'io, se devo essere sincero. Allora, il Fairy Fire ce l'hanno tutti e due. Sì. Meta Knight ha speso 70 gold in più per un mango, e ne ha due, invece Zig ne ha uno solo. Babuccia e cerchietto, Zig ha solo il cerchietto, mentre invece anche lui ha le babucce. E... Sì. No, no, ha senso, ha senso, ci sta tutto dentro, ci sta tutto dentro, però sì, credo che abbia... Esatto, si augurano buona fortuna e divertimento. Un torneo molto meno spicy. L'anno scorso si è visto molto molto flame. Ti ricordi a... Collimac. Me contro Collimac. Erninet, se va, se parte, e un pochino. Zig che va di maschere, di bande spettrali, e due mango, nel quick buy. Batte di Raze, Raze del Ranged. Un altro Raze. Andiamo, 3-1, 2-0. Ok, 1 2-0 sempre. 3-2, attenzione. 4-2, aumenta il dislivello. Ecco qui, ecco, anche io avrei tirato un raise. molto preciso, hai ragione. Guarda, ha preso proprio perfetto. Sì. 4-0, 4-3. Vantaggio di Denai, un clip morto. Sì. Ah, sì. 5-3. Piccolo vantaggio per Medanino. Piccolo vantaggio di esperienza. 4 anime per Medanino e 2 per Zig. Lo chiamerò così perché altrimenti ogni volta. 5-4, 5-1. 6-4, 5-1. 7-4. Giocateveli all'otto sti numeri. 7 5 7-5. E niente, li vediamo un po' passivi. Lo sai, si lo studiano. ecco così, Ai esattamente. ai 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 ai, lui è Ai ai ai. partito con la sua precisione Però chirurgica. Zig c'ha ancora il balsamo e i mango. Però qui ne può Tira tutti e approfittare due. per Tira un mango e tira un balsamo. ecco, infatti un denaro last hit in più. 11-6, 8-1, 9-1.
ma sono quei 6 comunque denari che la differenza la fanno, perché poi parliamo di Shadowfiend, quindi con il Last Hit. Non si scherza. Raid. Zig che sta andando molto molto passivo. Io personalmente sarei andato molto più aggressivo vedendo che Meta comunque non ha regen. Sì, da fargli usare un po' quel mango e quel Sì. niente che ha di regen, invece io utilizzarlo tutto. Sta Meta andando così, però. molto molto più aggressivo e ha 957 gold. Chissà come li spenderà. 1000 Sì. gold. Zig Ma invece sta accidenti, non ha ancora shoppato niente. arrivando una bella Pazzesco. carrellata di mango per Zig. Torna a Andate spammare. double raids, mamma mia. No? Sì. Niente double raids, 2 denari. 1, 2, 1. 15-3, 18-7, 19-7, forse 23. 19 diventano 20 adesso. È Eh sì, capace di missarlo, conosco Meta, no? come scusa? E Conosco Meta, quindi sarebbe quindi? stato capace di missare anche quell'asset. No, perché? 27-16-4, questo è il vantaggio dell'upground, Sì. dell'high ground, che è su upground. Raids, attenzione. C'è un piccolo swap di hit. Mi sa che Non non riusciamo hanno. Attenzione che. Oh, attenzione, Zig! a Zig. Zig in vantaggio. Zig si porta a casa questa kill con pochissimi HP, quindi io fossi lui l'avrei già divorato quel. Ah no, non ce l'ha un mango, un balsamo, lo sta comprando. Io mi sarei già divorato quell'alberello con quel tango Sì. da riportarmi sul più velocemente possibile, ma comunque si sta. Sì, gli sta arrivando la regen, perfetto. Personalmente, secondo il mio modesto parere, è finita già qui. A meno che non ci Perché? siano, a meno che non ci Perché dici siano così? plot twist, perché con Shadowfiend è una kill pesante, pesante. Eh sì, Una devi volta che rifarmarti guadagni. tutti i creep. Però vediamo un doppio raid. Stanno arrivando. Sì, è arrivato un balsamo. Un balsamo anche per Medanino. Per Ninez. Nel frattempo leggiamo nella Twitch chat. Si prende la villa in Sardegna con 800 gold. Esatto, probabilmente gli sta risparmiando per quello. Gold. 24-12 per Medanino. Leggo 21-7. ora che Fabio chiedeva il livello di MMR, ma Fabio, questo torneo non è stato organizzato guardando gli MMR dei giocatori, cioè. E vince Zig. Ma incredibile, signori! Cioè, non voglio dire incredibile, però. Tosto, cazzo, Uno questo Ziga che non ti speedy aspetti, che ti porta a casa un meta. game. Grandissimo. GG per Zig. E GG niente GG per davvero. me, ha deluso. Vabbè, ma noi dobbiamo essere un po' superiori ai nostri gusti personali, no? Ci proviamo almeno. Non riesco ad essere Ricreiamo la imparziale. lobby adesso, ragazzi. Pazzesco. Io non riesco ad essere imparziale per Medanino. È il mio pupillo. E iniziamo col secondo, dai. Scherzi Yes. a parte. Cercherò di essere il più imparziale possibile. No, Vai, vabbè. vai, 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 vai. Bravo. Se guardiamo un po' i grafici del game, effettivamente cioè, Meta non ha fightato, cioè ha fightato un po' all'inizio, però da come vabbè, ma i grafici ti dicono perché semplicemente lui ha fatto le kill, poi Zig ha fatto le kill, le due kill, quindi è normale che. Allora, mi dicono di invitare Zig che non è in. Razor? Razor? Interessante. Interessante. Molto molto interessante Razor come pick. Io purtroppo non lo vedo ancora.
Wooden PC. Razor contro Razor. Vediamo un pochino. Molto spazio. Razor. Yes. Scelto da Zig, quindi. Giusto, perché chi aveva scelto per primo Meta aveva scelto, sì. È stato il primo a scegliere. Prima Meta. Quindi adesso sceglie Zig e... Tre vittorie consecutive con Razor. Attenzione. Saprà il fatto suo. Qualcosa di particolare da dire su questo PG, visto che io non sono molto confident e so che è cambiato adesso con lo Shardino e l'Aghanim, fa cose interessanti. Tu sei più aggiornato sulla situazione? Sì, più o meno sì. Anche se personalmente non è un personaggio che mi piace tanto, perché non si vede molto nel mio bracket, almeno. E non mi piace tanto come personaggio, perché ovunque lo metti è un po' meh. Ci sono i rai che fanno meglio, ecco, non è in meta. Però non è malaccio. Fa il suo danno. Io l'ho sempre visto come un agility, che è uno che è nato agility ma si crede un forza. Sì, dipende anche da come lo buildi, ovviamente. Sì. Dipende anche da come lo buildi. Molto molto forte, però molto situazionale, molto counterabile. Molto interessante vederli in mid in mirror a questo punto, che chissà... Tu come lo builderesti? Allora, a livello io... di oggetti? Allora, gli oggetti, Wraith Band a manetta. Mm-hmm. Come se non ci fosse un domani. Sì, si valida... Ok, si riparte, piccolo sì, crash. Siamo tutti crashati potentemente, poverino il nostro Discord, cosa è successo? Riprendiamo? Però, riprendiamo, vediamo cosa è successo. 5-3, attenzione, parte con la seconda. 43. Dobbiamo ragionare anche sulle abilità, che qui c'è un bel po' da dire effettivamente. Adesso siamo per Zig che fa 1... Stessa build. Uguale, sì. Uguale. Vediamo 6-4, 7-5. Siamo lì più o meno. Siamo lì, sì. Io personalmente andrei molto più aggressivo con Lazzo. In questo caso non parlando per Zig, ma per Meta. Ecco, io adesso lo caricherei a manetta per avere del danno aggiuntivo per i last hit, per il trade. Esatto. Che è quello che ti dà poi value nel game in generale. Anche questa mossa non è male, comunque, per assicurarsi il ranged. Ha fatto bene. Guadagnai qui, sì, ottimo. Nel frattempo vediamo il PG in chat che... Last hit tour. Perché sì. Vediamo tanti last hit missari. 9-8 comunque per il medanino. 10-8. Questi sono easy last hit. 11-8. Razor che è un re che è cambiato parecchio. L'hanno cambiato molto.
Trezor è cambiato parecchio, almeno io mi ricordo, non lo gioco Attenzione, spesso. Mozzilazzo. Eh sì, qua Qui sì. vedremo qui Sono sulla tutti panchina. belli legati. Bella lì, guarda che roba. Zig ci crede di più. Avrei Non lo continuato. sa chi ci Io con quei creep mi sarei un po' spaventato anch'io invece. Quei tre creep lì potevano darmi la differenza tra un Zig vivo e un Zig morto alla fine di quel fight. Io fossi stato in Italia, avrei continuato. Ah, forse in lui sì. Sì, aveva meglio con i creep, quindi assolutamente. Aveva anche il Assolutamente. vantaggio della ground. Pure. Attenzione. Qua continua a stilare un po' di danno, che male non fa, sicuramente. Adesso voglio vedere proprio il medaglino come la sfitterà. Con 40 di danno, 100 di danno. Attenzione. 15-9, 16-6, un altro swap di Lazzi. Ok, no. E dai, e via che lo mena bene e ha stilato un bel po' di danni. Sì, 114 Mamma mia di... che... Vediamo la differenza tra le build, un livello in più sulla prima per Zig e una sulla terza per Meta. Io personalmente avrei alzato la prima. cosa fa la terza? Leggiamola Aumentato il un combattimento, il che non è molto... po'. Ah, e basta? Sì. Sì. Ah, ok. Dicevo prima, è cambiato molto Razor, perché all'inizio era... Razor molte patch fa era esattamente così. Poi alla terza hanno aggiunto una specie di zap ogni tot, ogni 4 secondi se non mi Sì, sbaglio. Poi 2 a 1. E adesso è tornata come prima. esatto. Ho Esattamente anche come capito che l'avevano un po' esagerato, andava un po' fuori quello che... Non lo so, era troppo adesso forte. l'hanno messa sulla shard invece. Ok, lo puoi avere così, quindi, Però ha con la una semplice shard. abilità. Qui hai ground e Zig no. Zig ci Lo swap. resta. Attenzione. Attenzione che Meta ha ultato. Miss dell'hit e niente. Due Ah, miss. pazzesco. Molto Eh sfortunato. sì, eh sì. Bellissimo con 117 danni rubati e 117, cioè in più e in meno, praticamente fa i suoi stessi danni. Bellissimo. Stava arrivando un balsamo e due mango per Metanino. Mentre Zig sta bene così a Zig. Ai suoi tango. Sì. Missi lasti. Ecco, Razor io personalmente una rega che giocherei più offlane. Sì, è un PG che giocheresti offlane. Sì, magari contro un carry più fisico, ad esempio una PA. Un troll. Ecco, un altro swap. Attenzione, attenzione. Via! Qui Ai ai ai! Ai ai ai! si è vista la differenza tra i ladro. Che Metanino c'è a livello 3. Zig c'è a livello 4. Si è visto, infatti, 109 di danno versus 68. Ah sì. E anche qui, mi sa. Francamente, devo dire contro ogni previsione, per di più. Cioè, bravo, bravo Zig. Mi sa che anche qui il destino è segnato. Tutti degnati quei creep, guarda, sono solo punti esclamativi. Vedici per Pazzesco. Guarda. Ehi. Ah no, attenzione, dei gold. Strano. 18-14, 21-17, un altro di noi, due ben Dai, despettrati, Meta, che hai il tifo di un sacco di persone. Non demordere proprio ora. A livello di expo come siamo? Ah, hanno un livello di differenza. Dicevo, il destino lo vedo un po' segnato per Meta.
28 Lastit e 15 Denai per Zig e 21-19 per Meta. Quindi sì, c'è differenza. Eh beh, potrebbero farlo effettivamente. Non è stato vietato. Quindi è una strategia che tu, se tu sai, puoi attuare. Non si fa, non si fa, non si fa. Non è giusto, non è leale. È un fattore di, dipende, è un fattore di conoscenza del gioco, però sì, non è anch'io sono d'accordo. Neanche io lo userei. È che non abbiamo voluto mettere regolamenti particolari per non complicare la vita, anche un po' per l'esperienza, insomma, cosa ci ha insegnato nel passato, e quindi alcune Ricordando cose non delle le... raindrop che hanno fatto vincere un game. Che cosa? Ricordando delle raindrop che hanno fatto vincere un game in un Arc World Endgame. Ah sì, era andata così. vabbè, ma è nel giocatore che le ha comprate, il regolamento era chiaro. Che poi se fai riferimento al torneo dell'anno scorso, sai che non me lo ricordo di un ARC che Io avesse lo comprato ricordo bene perché quell'item. sono stato proprio io a farlo. Attenzione, però, attenzione, attenzione, che qua si fight ancora, ma Meta riesce ad andare back abbastanza, ma ancora si vede la differenza. Comunque, porca miseria, guarda lì. Denai? No. Zig ci crede, Zig è cattivo, Zig non ha paura. E Attenzione, interessante su. schiva un po' le spell, ci riesce anche. Forse. E adesso siamo lì con l'azzo. Ma no, raga, che partite comprate no, perché anzi, cioè, lui questo ragazzo manco lo conosciamo, manco italiano più che altro. Quindi, cioè, per un fattore patriottico nel cuore verrebbe da tenere a prescindere per Meta, ma... Funziona un altro swap? Io non so di che nazionalità sia, penso tedesco. Penso tedesco, ma penso che abbia i genitori italiani, una parte genitoriale italiana, quindi un pochino capisce l'italiano. E quindi top. Vediamo subito la differenza tra le abilità comunque. Capisce anche come shottarlo un italiano, probabilmente. L'ha comprato il tomo. Grande. Ci ha pensato, e Zig l'ha Ah, comprato, sì, Zig l'ha comprato, ha fatto bene, il prenderei. regolamento era chiaro, non ci sono regole, vai cacchio, si Attenzione, butta tutto. mi sa che qui, attenzione. Colpo di scena, colpo di scena, mamma mia questo ultimo match ce lo tiriamo, pareggiano 1-1. C'è Zig che sta mangiando il tavolo adesso, ma è stato quell'hit della Tower, se hai notato, eh. Secondo me se non ci fosse stato, ha fatto la Ecco, differenza. qui personalmente per questo motivo lo bannerei il tomo. Perché in questo caso sarebbero dovuti essere pari. Però. Può decidere di spendere anche lui dei gold per comprare il tomo e poi non l'aveva ancora usato in questo teamfight. Adesso lo comunico a Metania. Magari. Giusto. Sì, magari sta pensando che non si può fare, Esatto. forse. Sì, diciamoglielo, dai, ci sta. Ok, comunicato, vediamo stessa Tomo abitudine. next level, esatto, Tomo wins per tutti. Zig quasi livello 11, Meta Knight quasi metà. Aia, lazzato. Paio di hit, però Meta Knight ha un balsamo, Sì, quindi non mi non si mette via gli oggetti quando tira balsamo. Ci sta o non ci sta? No, però. Sempre un fatto di gaming knowledge. Magari non Ok. lo so fare. Ok. Vediamo una corona per Medanino. Che probabilmente forse è un Athos. Forse. Può essere un Athos, può essere una Dagon. Spero non Dagon. No, Funziona un altro swap di. ancora Dago. Qui mi sa che. Aia. Oh, Oh, però c'è la tower che aiuta, l'intro è eh. andato molto più aggressivo. Vabbè. Io qui con Zig avrei con... Mamma mia, stavo per dire, sarei andato un po' più aggressivo, non ho fatto in tempo di finire a dirlo che lo ha fatto, c'è andato più aggressivo. Meta Knight.
Mamma mia, povero Meta, no. Però bella per Zig, ha fatto un game beh, bello, secondo me ha giocato bene soprattutto Perché perché ha stupito. ha Cioè, giocato. francamente, col senno di poi non ci avrei mai scommesso sopra. E sono i game che preferisco questi, quindi quelli dove vengo sorpreso e sbalordito dalle cose. Quindi top per Zig e comunque GG per Meta, direi. Ora iniziamo il prossimo game. Chi giocherà? Adesso sì, è finito questo match e adesso ragazzi, la nostra canonica pausa di 3-4 minuti dove riorganizziamo tutto, salviamo la live che abbiamo registrato, così ce l'abbiamo sempre disponibile su YouTube e